In effetti qualcosa di diverso c'è nei mancini. Qualcosa che sfugge agli studi neurologici e agli esperimenti della fisica. La domanda è d'obbligo. Perché solo il 10% della popolazione mondiale è mancina, mentre nello sport ad alto livello sono molti di più? Forse è perché hanno un collegamento diretto con l'emisfero destro del cervello, quello della creatività e dell'intuito, quello specializzato nelle visioni globali. Forse perché in un mondo disegnato per i destri sono costretti per necessità a rompere gli schemi e ad uscire dai binari della consuetudine. Di certo, i mancini sono spesso i campioni più amati e ammirati. Allora, lunga vita ai mancini! Al loro genio spesso sregolato e al loro talento inaspettato. Quello realizzativo è determinante per la squadra. Lui è uno che gioca per la squadra, come piace a tutti gli allenatori.